Benvenuti ragazzi, sono Magic Seal. Oggi ragazzi, come avete detto, si può dare un nuovo video. Oggi ragazzi, siamo qui, tornati in un daily vlog. Scorso mese, il 1 giugno, avete visto appunto il daily vlog durante la quarantena. Oggi ragazzi, per me è 1 giugno e mezzanotte 3, no scusate, 31 maggio. È mezzanotte 3 del 31 maggio. E appena inizia il 31 maggio, lo diciamo un'altra volta, questo daily vlog arriverà tra 2 giorni. Infatti finirà la sera del 1 giugno, perché appunto alle 9 del 31 maggio partirò con Woody verso Fagge e niente, ci sarò lì 2 giorni, quindi avrò un vlog lì di 2 giorni, quindi abbiamo un daily vlog a Fagge, questo si chiamerà. E niente, volevo farvi vedere che sono che è mezzanotte 4, vediamo se ci riesco, non so se si vede, spero che sia visto, lo so, la sto giocando a FIFA. E niente ragazzi, ci vediamo domani mattina. Tanto ragazzi, vi consiglio di rimanere fino a fine video, perché proprio a fine video metterò, non so se si chiama tipo stop and go, quello dove fai così, stai da una parte, poi stai da un'altra, non lo so. Comunque metterò uno di quelli a fine video inerenti appunto a ogni clip corrisponde a uno stop and go. Più o meno è questa la media. Quindi rimanete fino a fine video. Oppure skippate fino alla fine, belli. Di mattina, buongiorno. Ieri sera per sicurezza ho fatto un piccolo RVM su quello che porterò, quello che ho portato a Fagge. Quindi niente, facciamo partire questo RVM. Eccomi qua ragazzi, il vostro manu del presente che per me è del futuro, perché questa clip lo sto registrando il giorno prima. Appunto vi ho mandato qui perché appunto del vlog si svilupperà a Fagge, perché con Cuti appunto siamo andati a Fagge. E vi devo far vedere, visto che non ho nulla da fare oggi, mi ho da fare. Perché una professoressa simpaticissima mi deve interrogare il 3 giugno. Fate voi. Questo video uscirà a luglio, ragazzi, quindi per voi sarà estate piena, forse ovviamente anche per me. Però per adesso io sto ancora a scuola. Scuola. E il video di domani, quindi del daily vlog, per voi sarà. Allora, quando vi uscirà a voi non lo so. Però in teoria, se non l'ho detto, comunque lo stiamo registrando il 31 maggio. Io, Matteo, il 30, che per me sarebbe oggi. E niente ragazzi, il manu del futuro, anzi il manu del presente, vi ho mandato qui per una semplice cosa: far vedere che cosa ho messo nella borsa. Quindi vi faccio vedere cosa sto per mettere. Allora, a parte la chitarra non c'è niente, ma adesso lo devo mettere qua sotto. In mezzo c'è il borsone con dietro. Questo borsone l'abbiamo detto anche, l'ho detto anche, non ve lo faccio. Perché non se lo ricordo, se mi ricordo io ve lo metto nella scheda. E niente, allora ci siamo 2 giorni, il 31 e il 1 giugno, domenica e lunedì era ponte, vi dico era perché per voi è passato. E quindi ci dovrò mettere 2 mutande, scegliendo quelle che mi stavano bene. Poi cos'altro voglio mettere? Il pigiama. Abbiamo un pigiama per la notte, poi allora in teoria io quando arriverò lì il mattino pomeriggio devo fare dei lavori, quindi suderò, mi farò la doccia, per la sera mi metterò qualcosa e anche il giorno dopo, a meno che non mi danno la stessa cosa. Oggi ci metto un paio di pantaloni e 2 magliette, togliamo l'etichetta. E perché non ho un'altra maglietta nera, a parte questa qua, perché indosso da 4 giorni. Ci mettiamo una maglietta blu con un pantalone blu. Non so se mi sentivate prima perché ho lasciato il microfono di qua. Comunque ho preso 4 mazzi di gas. Sono questi 4, ovvero le Odissee, le ultime uscite, le Orbit V7, le Nirvana e le Strabuzze rosse. La testa mi sono tagliata. Poi ho preso cubo 3x3 e due cose. La moneta, non so dove. Due cose per la chitarra, ovvero il capotasto e il plettro.
Per sicurezza ci portiamo questo. Un vero ultrapiedi. Questo è quello che mi porto a fare per 2 giorni. Niente ragazzi, ok. E direi che vi lascio alla mano del futuro per me e del presente per voi. Perché mi sono portato col PC? Perché là dentro ho il file dei promessi sposi che devo utilizzare per studiare, perché appunto mi hanno detto mercoledì ho l'interrogazione, e perché ho un video da editare là sopra. E niente, devo editare quel video e devo studiare, quindi me lo sto portando dietro. Torniamo alla mano del futuro. Questa è tutta la roba che mi sono portato e niente. Adesso aspettiamo che passi un po' di tempo e poi partiamo. Alle 9 dobbiamo partire, sono 8:30. Anzi, daily vlog. Come lo voglio fare, Gudi? Gudi. Allora, a che ora è, Gudi? Sono le 12:26. Siamo in giro con il cane a farci un giro. No, si è visto il cane. Tiffany! Io niente. E niente, adesso facciamo un giro, perché quindi anche se dove cazzo sbuchiamo da quest'altra parte. E poi te ne torniamo a casa. Guardate che bello, aspettate un attimo. Tiffany, non tira! Allora, sono le 13:57. Wow, un elefante! Abbiamo finito di mangiare e Guido è esploso il deodorante nello zaino. Cosa ne pensi, Guido? Sembra sia venuto un vecchio barbone da dentro. Ora, come avevamo annunciato ieri sera, mi metto a studiare Promessi Sposi, poi editiamo il video e se è bel tempo andiamo cos'è a bar. Il video vlog? È il vlog della giornata. Conto che durano 2 giornate, quindi non so quanto. Guti, sono finito dietro al letto. Dove no, la cosa? No, eccoli. Ah, ok. E niente. Daily vlog. Ma quando. Ah, già iniziato. Fantastico. Sono le 5:10, 5:25. 5:15 ci andiamo a così sembra un alfa, guarda. Eh? Che hai detto? Io niente, ho detto che 5:20 andiamo a bar. Che schifo, ho posto. Siamo usciti ragazzi, stiamo andando al bar. E niente, ovviamente mascherina, c'è un gatto nero che è passato davanti a noi. Era un cane brutto coglione. Non fate caso, allora, io sono vestito veramente indecente, sta piovendo. Ho caduto una goccia sulla mia mano. Io sono vestito veramente molto decente. Pantaloncini corti e impermeabile. Piovendo, fra l'altro, andiamo a casa. Andiamo, andiamo. E niente, stiamo tornando a casa perché sta piovendo. Ok, va bene, mi amor. Ok, te dejo, eh. Mi amor. Ok. Vengamos esta vez en la radio porque yo no hago sino hacer la oficina con usted y ya me cansé. Sí. Bueno, qué ok. Bello. Chao, le. Cuídese. Sí, sí tomorrow. Che cazzo hai detto? A mi madre gli dico piscio nei cespugli e mi dice ok. Mi amor. Allora, sono 7:05, 7:10, mi ricordo. Lui sta in bagno, perché vediamo se. E niente, ci stiamo mettendo le scarpe, anzi, mi sto mettendo le scarpe. Perché adesso andiamo un po' fuori, facciamo qualcosa di interessante. Poi si cena e poi si va al bar. Allora ragazzi, sono le 8:37. Scusa Woody, sto facendo una clip, potresti togliere l'audio. Scusami. Ti sei ammazzato. Niente ragazzi, abbiamo cenato. Pizza, non stop, da casa di Bo. E... sto morendo, alle 9:09. Cazzo stai a dire? Alle 9:09:15 ce ne andiamo a farci un giro. Che dobbiamo fare oggi pomeriggio, lo facciamo adesso. Sì, ma che sta roba? Si chiama adesso colchon. No, roba di ferro. Ah, colchon. E niente. I coigni ci sono sopra. Che poi merda. Allora, aspetta, diciamo nel video hai detto a un certo punto pincio. Nel pincio. Che vuol dire? Tipo vuol dire pincio vuol dire cazzo. Me dai il pincio vuol dire me dai il cazzo. No. Tipo, no, non me dai il pincio vuol dire non me ne frega un cazzo.
Perfetto, chiunque se lo sarebbe, se lo sarebbe, però in per Perù, chiunque se lo fosse, in Perù, in Perù, in Perù. per chiunque se lo fosse chiesto durante quel video di lezione spagnola, episodio 1, che cazzo è Pincio? Ecco la spiegazione. Niente, quindi sta per finire questo primo giorno, domani ci sarà il secondo giorno, poi ci Oddio, che sarà buona questa. un altro appuntamento su Pornhub dove abbiamo fatto sesso ieri Che sera di notte. cazzo Ci dici? vediamo. Sei di buona. Allora ragazzi, sto col flash, ora telecamera, non so se mi vedo. Guido è qua che sta facendo le No, sue guarda là in cose. fondo. No, guarda il E tavolo. niente ragazzi, stiamo uscendo, stiamo andando al bar, sono le 9:05. Ah. Ci vediamo dopo. Hai fatto tutta? Tutta offerta di Bravo. sale. Niente ragazzi, Guido sta facendo un Culo. rapporto con il mostro fatto. Oddio, che bello. No, aspetta, se lo tocco muoio. Sì, che muore, casomai. Aspetta. C'ha paura. Mi fa schifo, Se lo non lo tocco. so. Oh, No, porco fra. tu, che cazzo è un Pokémon? Oh, cazzo è un mostro, un alieno. Guarda, guarda. Ma che è? Oh, la difesa. Dov'è? Eccolo. Guarda, guarda. Non glielo metterà al culo però, cazzo. Allora ragazzi, è la mattina del giorno No, è seguente. morta. Che hai detto? L'ho Sono sentito un attimo cascato a terra. 9:40 e stiamo andando No, al sai bar. che hai detto? Tipo che sia aperto, perché ieri sera prima è andato chiuso. Nel caso non è aperto, andiamo al bar dopo. Ragazzi, abbiamo Woody che si sta per ammazzare. No, no, non fare la blue wave, per favore. Allora ragazzi, siamo veramente arrivati. Mi metto a maschera perché c'ho caldo. Già? Manca poco. Ragazzi, siamo arrivati, abbiamo preso due parole. Ancora. Allora, sono qui che sto editando. Se vi state chiedendo quanto avete camminato per prendere quelle due Coca-Cola? 4 km andata, 4 km ritorno, 8 km da lì per due Coca-Cola. Buono? Economico? Produttivo? Cagata! Vi lascio il video, va. E adesso vi giro la telecamera, la telecamera, e vedete un po' il posto. Che in teoria lo vedete già dal discorso che ho fatto. La dura. Non so se si è sentito, però spero di sì. Pronto? Allora ragazzi, sono le mezzogiorno 10. Copyright! Stiamo tornando a casa e andiamo a frappare tra un'oretta circa, mangeremo. Ho chiesto che si mangia. No. Dio che... Ok ragazzi, siamo a casa, abbiamo cenato, pranzato, quindi si è mangiato questo mondo e quell'altro. Si è finito le cose, non respira più. Faccio così pressione, esce tutto. Faccio Prova. pre... Niente, adesso ci andiamo a vedere il film di ieri sera, che abbiamo lasciato a metà. Andate a mettere like al mio posto. Link in descrizione. E ciao. Su video esce a luglio. Sti cazzi, mettono like a luglio. Ore 19:07. Casa. Ora mi danno un po' ascoltato, faccio la doccia e poi finisco di studiare. Ok ragazzi, io sono uscito dalla doccia, ho fatto tutto, sono le 7:23 e niente ragazzi, allora adesso posso parlare un po' più ad alta voce. Mi sono ascoltato oggi mentre andavamo a prendere qualcosa al bar. Niente ragazzi, fine questa esperienza di faccio, oggi a mezzanotte terminerò il vlog e niente ragazzi, devo dire è andato bene, meglio Guti di Matteo a faccio. E niente, vi ricordo di andare fino a fine video perché a fine video metterò appunto lo stop and go, sempre se si chiama così, quello dove... Questo non so come si chiama, spero si chiami stop and go, poi cercherò su internet. Niente, qua sono con il PC che fa il vento, lo stanno esplodendo, che sto esportando il video che ho editato lì a Fagge, per poi esportarlo lì, fare la copertina e metterlo subito a caricare. Poi ho un altro video che conclude la serie di video di giugno da editare, che esce non mi ricordo quando. E una volta che ho fatto quelli, edito questo che è per luglio, ci prepariamo già per luglio noi. E niente ragazzi, finito questa sera, questa vacanzina. Ok ragazzi, per tutto mi sono accorto che mi hanno ascoltato oggi, appunto, non la fiamma non con Guido, non so, già l'ho detto. Sono le 8:44, vediamo se riesco a farvelo vedere. Spero che si veda, spero che si sia visto. E allora, vediamo un po' come si è messo il video.
Comunque, appena finito di studiare, da 16 copie di promessi sposi, mi mancano soltanto gli ultimi 8 che studierò appunto domani. E il video, come possiamo vedere, mancano, so che si vede, 57 minuti. Quindi, per le 9:30 dovrebbe aver finito. 9:40 dovrebbe aver finito. Quindi tra un'ora, sì, tra un'ora. Ok, nel frattempo, cosa mi metto a fare? Mi metto a esportare tutti i video di questo daily vlog che ho appunto... I video li metterò in questa cartella qui, qua ci sono i video che sono usciti a giugno, che appunto li sto tenendo tutti là, quando li ho caricati di tutti, anche se ho già caricati questi sono qui, li metto in una cartella apposita. Sto pensando comunque che nel frattempo, io questo video lo sto registrando il 1° giugno, cioè oggi è il 1° giugno, e dovrebbe uscire il 6-7 luglio. Sto pensando che magari nel frattempo, in un mese, è cambiato tutta quanta la vita, cioè per adesso per esempio... dal 3 si può uscire tra regione e regione e bla bla, cose varie che voi ovviamente già sapete. Sto pensando a luglio, nel frattempo cosa potrebbe succedere, sarebbe bello da sapere, e voi già lo sapete, mentre io dovrò aspettare ancora un po'. Niente ragazzi, da 3 ore e un quarto finirà anche questo daily vlog, che paradossalmente ho fatto meno clip per questo daily vlog che per quello di giugno, nonostante quello di giugno ero chiuso in casa in quarantena, non ho fatto niente con nessun altro amico perché era il 16 maggio, quindi ero chiuso, e ho fatto mentre 44 clip, una cosa del genere, e qua ho fatto tanto 37, normale. Ieri sera mi sono dimenticato di chiudere il video, la mattina seguente la chiudo adesso, quindi ragazzi. Quindi ragazzi, questo video è finito, se vi è piaciuto questo daily vlog, spero di sì, lasciate un like, come avete fatto, iscrivetevi, se vi è presente sui nostri profili Instagram, e niente ragazzi, io ringrazio la visione, ci vediamo al prossimo video. Oh. Hey.